Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Una delle cose che adoro fare durante l'estate è preparare dei sughi freschi e gustosi, da condire la pasta al momento. E uno di questi che adoro tantissimo è il sugo alla trapanese. Prepariamolo insieme. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono una ventina di pomodorini. Io ho scelto i pizzutello, potete scegliere anche i datterini, i ciliegini. I pizzutello sono una varietà insieme ai datterini che adoro tantissimo. Del basilico fresco a piacere, 50 g di pecorino, 50 g di mandorle già spellate e 4 spicchi di aglio piccolini. Io ne userò due abbastanza grandi che sono quelli di mio suocero. Ci servirà dell'olio extravergine d'oliva, del sale. Non vi resta altro che cuocere della pasta e ne prepariamo il sugo e poi condiamo tutto insieme e andiamo a mangiare. Iniziate tagliando i pomodorini pizzutello a metà, ancora a metà e poi a pezzettini, così sarà più facile poi frullarli nel bicchiere del frullatore. Il primo passaggio da fare è andare ad aggiungere l'aglio, che ho rotto in pezzettini più piccoli, il basilico sciacquato, rompetelo poi pure con le mani, così sprigionerà ancora di più il suo profumo, tutto all'interno del boccale del frullatore, chiudiamo e andiamo a frullare. Dobbiamo aggiungere le mandorle, i pomodorini tagliati a pezzettini, tutto dentro e il formaggio. Richiudiamo e andiamo a frullare. E mentre frulla andiamo ad aggiungere dell'olio extravergine d'oliva, mi raccomando quello buono a filo, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Se di sale è buono, se no lo regoliamo noi. Ci vuole ancora un pizzichino proprio di sale. Io finisco di frullare tutto quanto e poi non mi resta che andare a condire la mia pasta. Non vedo l'ora di andare a mangiarla. Eccoci qui. Noi abbiamo condito la pasta e il nostro sugo alla trapanese è pronto per essere gustato. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Non vi so dire in cucina che profumo di basilico, di mandorle, di pomodorini d'estate che c'è. Ci vediamo domenica prossima e io vado a mangiare. Ah, dimenticavo, è il sugo che vi avanza, non buttatelo mica via. Si conserva benissimo 2 giorni in frigorifero per condire altre paste. E io ora vado veramente a mangiare. A domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.